Può un acquario essere teatro di un evento paranormale o inspiegabile? Questo evento non sta accadendo ad una persona qualsiasi, ma al mio collega e amico Morte Bianca. Ma non sta succedendo solo a lui, sta accadendo anche ad un'altra persona. Entrambi sono quindi collegati, ma sarà lui stesso a spiegarlo meglio. Ciao Morte Bianca, allora vuoi raccontarci cosa sta succedendo con il tuo acquario? Bah, niente, come tutti gli acquari, ovviamente ogni tanto si sono verificate delle morti di pesci, soprattutto agli inizi quando ero più inesperto e l'acquario doveva ancora stabilizzarsi. Ebbene, io ho notato, parlando con il caro Michael, che è un carissimo amico nonché Patreon, ed era anche quello nel gruppo con cui potevo parlare di acquari, e quindi se avevo dei dubbi, delle domande, delle perplessità potevo chiedere a lui. Ebbene, parlando con lui ci siamo accorti che ogni volta che moriva un pesce da me, moriva anche da lui, e viceversa. E la prima volta, la seconda volta faceva anche ridere, ma è successo così tante volte nel corso chiaramente degli anni che abbiamo iniziato ad avvisarci, cioè attenzione, perché è una coincidenza, neanche ci crediamo tanto, però intanto ogni volta ci avvisiamo vicendevolmente e puntualmente la profezia si avvera. Hai cercato di dare una risposta? Hai delle teorie? Quando mi hai contattato per parlarmi di questa vicenda, mi hai menzionato il paranormale. Sì, perché una risposta puramente razionale, a parte la legge dei grandi numeri, non c'è. Nel senso che questi due acquari non hanno nulla in comune, non hanno avuto la stessa acqua, non mangiano lo stesso cibo, non sono neanche le stesse specie di pesci sempre, e di conseguenza, per dire, non sono imparentati tra loro, cioè non hanno nulla in comune. Non è che mangiano lo stesso cibo che ha variato, sono di due regioni completamente diverse, tutto diverso, tutto quanto. Quindi non c'è nessuna spiegazione per una sincronia del genere. E fosse una volta tanto, potrebbe anche essere, ma la quantità esorbitante di volte in cui è successo con precisione rende come unica spiegazione possibile quella dei grandi numeri, cioè che prima o poi nella vita le coincidenze avvengono. Però quando sono così numerose tutte insieme e non finiscono, diventa una probabilità infinitesimale. Oppure c'è un'altra spiegazione che sarebbe paranormale. Sono le uniche due teorie possibili, cioè una gigantesca coincidenza, ma veramente enorme, oppure c'è di mezzo qualche cosa di non spiegabile tradizionalmente. Bene, adesso vorrei dare la parola all'altra persona coinvolta in questo bizzarro evento, Michael. Ciao, come hai appena sentito, Morte Bianca ha dato il suo parere sulla vicenda. Tu cosa ne pensi? Ciao Fabrizio, già Morte ha detto il grande della situazione. Pure io, da semplici coincidenze, comunque con calcolo di probabilità, c'è la possibilità che può succedere una cosa del genere, ma quando le coincidenze cominciano a essere veramente troppe, come è capitato con noi, cominciamo a pensare a un fenomeno paranormale. Cioè, qui non c'è una grande spiegazione scientifica che possa spiegare come delle morti di pesci in un acquario coincidano 24 ore successive, entro le 24 ore, anzi, è stato sempre entro le 24 ore, con la morte in un acquario che si trova a chilometri di distanza, perché Morte è del sud, io sono del centro, sono di Roma, e la connessione non c'è. Anche perché io il mio acquario l'ho cominciato molto prima di lui, ho cominciato anche avevo anche altri acquari, e di conseguenza non c'è una connessione reale, a parte le morti inspiegabili. Ad esempio, già ne è successa una qualche giorno fa, è morto un pesce da lui, nelle 24 ore è morto anche da me, quindi la cosa continua. Un giorno si spezzerà la maledizione, chi lo sa, possiamo chiamare profezia, possiamo chiamare maledizione, fenomeno paranormale sicuramente, però non si spiega. La cosa è stata inizialmente presa, sì, come ha detto anche Morte, come scherzo, ma poi piano piano con il tempo è diventata sempre più cupa, più creepy, soprattutto quando c'è stata l'unica coincidenza nello stesso momento in cui sono morti i due pesci in contemporanea, sia da lui che da me. Sicuramente si tratta di un evento particolarissimo. Voi cosa ne pensate? Avete una spiegazione per tutto questo? Fatemelo sapere. Un saluto.